Ciao, buongiorno. Finalmente è arrivata la tua linea Savrè? Sono contenta, veramente contenta. Questa è la nostra linea viola, una piccola parte della linea viola che in realtà ha diversi altri componenti, ma cominciamo da quelli base, quelli più importanti che sicuramente ti faranno cominciare a vivere un cambiamento, un bel cambiamento, ok? Allora, prima cosa da fare, prima di cominciare tutto quello che ho qui davanti, ti do un suggerimento che sarà molto importante per te. Fai delle fotografie al tuo viso. Assolutamente devi fare delle foto fatte bene, senza filtri al cellulare, dove si evidenziano bene i problemi e ciò che vuoi migliorare, il contorno occhi, il contorno labbra, il naso labiali, quello che vuoi. Fai una bella foto sul lato destro, sul lato sinistro. Il viso con il collo, assolutamente prendi tutto quanto e se vuoi anche il décolleté, ok? Un suggerimento importante è quello di farlo con le luci artificiali, non utilizzare come luce quella solare, perché quando andrai a fare la seconda fotografia non ti ricorderai più se era giorno, se era notte, se pioveva o se c'era il sole. La luce può influire tantissimo sull'effetto del risultato, quindi utilizza luci artificiali, usa come sfondo magari una delle porte che hai a casa, così che sia uno sfondo unico, di un colore unico, e magari fatti aiutare, non te la fare da sola, ok? Così che possano essere due o tre foto tra cui scegliere, due o tre foto lato sinistro, due o tre foto lato destro e due o tre foto su quello che è la figura fino al petto, va bene? Questo è l'inizio, fondamentale, mi raccomando, ancora prima di usare i prodotti, adesso capirete il perché. Cominciamo con il nostro gel detergente, eccolo qui, ve lo faccio vedere. Questo è un prodotto molto molto interessante, che è anche un prodotto versatile, molto delicato, si può usare anche sulla pelle dei bambini, lo possiamo utilizzare per la doccia, per farci la doccia, lo possiamo utilizzare per l'igiene intima perché è molto molto delicato e mantiene un ottimo pH neutro, ok? È un prodotto che è a base di collagene. Vi ricordo che tutta la nostra linea parte da questo collagene ittico bioattivo in idrogel e che è contenuto su tutta la nostra linea per il viso e per il corpo. Laveremo il viso quindi con il gel detergente, ne useremo veramente poco, basterà una nocciolina, meglio aggiungere eventualmente un po' piuttosto che abusarne, faremo fatica se no poi a sciacquarlo. Quindi pochissimo messo sulle mani, si emulsiona con un po' d'acqua e con un po' di acqua tiepida andremo a lavare tutto il nostro viso, il collo e il décolleté, sciacquando poi con acqua abbondante. Abbiamo fatto questo? Ottimo. Abbiamo preparato la pelle per un altro prodotto fondamentale che è questo, il nostro peeling cremoso. Questo è un prodotto ugualmente a base di collagene con una serie di peculiarità che legate con l'azione del gel detergente già ci faranno avere un risultato, cioè avremo la pelle immediatamente più luminosa. Avremo una pelle molto molto liscia dopo la sua applicazione perché ci permetterà di rimuovere completamente tutte le cellule morte e tutta quella parte che sono gli smog, lo smog, il vento, tutto quello che sono le polveri sottili che si sono adagiate sulla nostra pelle e che naturalmente, oltre a sporcare il viso, non ci permetteranno di far penetrare bene il prodotto. Quindi il peeling è fondamentale, fatto almeno una volta a settimana, mi raccomando. Questo peeling cremoso va applicato a viso umido, come dicevamo prima, sempre con un massaggio, circolare. Insistiamo sulle zone in cui magari abbiamo delle macchie, delle discromie, laddove sappiamo la famosa zona T essere la zona un pochino più grassa, sia per l'uomo che per la donna, e di conseguenza avremo un viso molto luminoso e una pelle assolutamente morbida e pronta a ricevere. Cosa? Un'altra cosa importante che è la preparazione al collagene. L'acqua spray. L'hai acquistata l'acqua spray? No, pensavi che non fosse così importante e fondamentale? Bene, ora ti spiego perché invece lo è e magari lo acquisterai la prossima volta.
Questa è la nostra acqua spray, ok? È un prodotto unico nel suo genere perché è un'acqua con all'interno il collagene bioattivo, l'acido ialluronico, l'arginina e degli altri principi attivi che servono per catturare e mantenere l'idratazione, ma soprattutto l'acido ialluronico veicolerà ancora più velocemente il nostro collagene. Quindi non posso usare l'acqua del rubinetto? Certo che la puoi usare, è un'acqua potabile, è vero, ma perché ti suggerisco questa? Perché l'acqua potabile, che nasce pura alla sorgente, per arrivare nelle nostre case passa attraverso delle condutture, che alle volte sono magari un po' arrugginite, magari hanno qualche falla, magari arrivano a casa nostra con delle impurità, il filtro che abbiamo nei nostri rubinetti trattiene quelle impurità, è vero, ma non trattiene quelle nanoparti che invece potrebbero dar fastidio. E perché utilizzare un prodotto non puro per applicare sul nostro viso un prodotto puro come il nostro collagene? Che ne dite? Ne varrebbe la pena? Ecco perché l'acqua spray, anche perché questo è un prodotto che, a parte per l'applicazione del collagene, possiamo usare per idratare la nostra pelle dopo il bagno. Lo possiamo spruzzare su tutto il nostro corpo e già la pelle sarà idratata. Massaggiare leggermente si assorbe molto velocemente. Può fi fissa il trucco, può essere usato anche per questo. E vi dico anche un'altra cosa, che laddove una volta anche applicata la nostra crema, o applicando una crema abbiamo una reazione, un'eccessiva ossigenazione che potrebbe causare delle macchioline rosse o un forte calore, sentiremo un calore magari quando applicheremo, non lo so, il siero AQE ad esempio, che non ho qui ma di cui poi vi parlerò. Questo prodotto ci aiuterà a, diciamo, sentire la pelle più fresca. È bene anche usarlo d'estate, ci aiuta tantissimo, soprattutto se la teniamo in frigorifero. Spruzzato, vaporizzato sul viso e sul corpo è una bellissima sensazione di idratazione immediata. Quindi spruzzeremo l'acqua spray se l'abbiamo, in alternativa avremo il viso e il collo e il dente ben umido, non bagnato, mi raccomando, ben umido. Passiamo all'applicazione del collagene. Eccolo qui, mi raccomando, mantenetelo nella confezione con cui arriva, ok? Eccolo, questo è il nostro collagene ittico bioattivo in idrogel. Vi faccio vedere un po' come si presenta il beccuccio. Vedete quanto è piccino? Ha un foro veramente piccolo. A cosa serve? Il foro così piccolo serve a dosare bene la quantità che dovremo andare ad applicare sul viso. Quindi un puff su ogni metà del viso, uno, due sul collo, uno sul décolleté. Cosa succederà? Stesso procedimento, mani inumidite, cominceremo a picchiettare, a picchiettare, a massaggiare, sempre dal basso verso l'alto. Possiamo applicarlo anche sulle nostre palpebre ad occhi chiusi e sulle labbra, andando poi ad allargare il viso, non fino, proprio fino a qua dietro, mi raccomando, prendete tutto quanto il collo, prendete bene bene tutto il viso, la fronte, tutto. Appena cominceremo a sentire un po' un effetto tensore, vorrà dire che il prodotto sta lavorando bene e si sta assorbendo. Quando sentiremo un po' la pelle tirare, potremmo o mettere uno dei sieri che abbiamo acquistato, se avete preso il contorno occhi, se avete preso il siero viso collo e décolleté, quello che sia sia. Ma andiamo a chiudere il nostro trattamento con una delle nostre creme. Può essere la crema giorno, può essere la crema notte, questo è il prodotto che ha la sua palettina in dotazione. Questa palettina è molto molto importante, ragazzi, perché? Perché ci permetterà di mettere intanto il prodotto necessario senza sprecarlo. Ne metteremo una piccola quantità sulle due guance, sul collo, sul décolleté e sulla fronte, volendo. Non sporcheremo la nostra crema prendendola con le dita e quindi lo manterremo sempre il prodotto assolutamente integro e pulito. Fatto questo, con la palettina riponiamo tutto e facciamo quello che abbiamo fatto prima, quindi massaggiando e picchiettando la faremo assorbire. La crema chiuderà il trattamento. Quindi ricordatevi, se avete preso dei sieri, vanno messi prima della crema, mai dopo, perché? Perché i sieri hanno diciamo, la texture dei sieri sono
è fatta da micro e micromolecole, quindi penetrano. Invece le creme hanno una molecola un po' più grossa che serve proprio non a penetrare ma a proteggere. Bastano solo i principi attivi. Va bene? Mi sembra di avervi detto tutto. Spero di essere stata chiara. Mi raccomando, le fotografie. Ragazze, non ci scordiamo delle fotografie. Se vi serve aiuto per fare i primi e dopo, sono qui. Rimango a vostra disposizione. Spero di avervi dato un aiuto e ci sentiamo presto. Ciao e grazie!